primo tempo avete messo il risultato al sicuro, 3 gol in mezz'ora, poi nella ripresa la quarta rete di Benali. È stata una vittoria facile, semplice per voi, così come era accaduto all'andata? No, non è mai facile vincere, perché comunque Pescara è una buona squadra, però siamo stati bravi, abbiamo partito subito forte. E quello che dovevamo fare, direzionare la partita dalla nostra parte, siamo riusciti a farlo. L'importante è che c'è stata la prestazione, c'è stato il risultato. E in questo momento del campionato non bisogna sbagliare. Avete subito imposto il vostro ritmo, Pescara letteralmente stordito dopo il primo gol, poi c'è stato quell'1-2 micidiale dopo la mezz'ora, in pratica la partita era già compromessa per il Pescara, per voi invece si pregustava già la vittoria. No, sì, abbiamo fatto 3-0 nel primo tempo, però avevo bisogno di ripartire forte, perché comunque nella Serie B i risultati si può cambiare da un momento all'altro, quindi era importante ripartire forte nel secondo tempo. Siamo riusciti a farlo, quindi abbiamo portato ancora il risultato dalla nostra parte facendo il 4-0. Vi aspettavate un Pescara così molle, soprattutto nel primo tempo? No, sicuramente no, perché comunque il Pescara è una società importante, una squadra che col mister nuovo che è arrivato hanno fatto subito 2 vittorie, quindi dovevamo imporre noi il nostro gioco in campo. Quali sono gli obiettivi reali del Crotone? Perché voi eravate anche al secondo posto, avete raggiunto il secondo posto, adesso insomma ci puntate a qualcosa di importante? Sì, noi siamo lì e lottiamo per quello, cioè sognare non costa nulla, quindi bisogna lavorare ogni giorno e dare continuità ai risultati.